Captain America Civil War, film meritevole? Sì, film meritevole. Fatica un po' nella prima ora a ingranare il ritmo, però ha una delle sequenze più belle degli ultimi cinecomics. Piace soprattutto il fatto che, consapevolmente o meno, viene sempre messo più in discussione lo status di eroe e supereroi e il sottile confine tra vittime e carnefice, buoni e cattivi, è sfumato. Insomma, in tutti questi anni si sono gettati dei presupposti per avere un Marvel Universe che sfiora veramente il limitare del grande cinema e la grande narrazione di Watchmen. Con questo non voglio avvicinare questo Marvel Cinematic Universe all'opera di Alan Moore, però dico che la sensazione è quella, ci si va molto vicini, grazie a un universo coerente creato negli... Poi ovviamente il film soffre di diversi problemi, primo fra tutti quello degli spiegoni, dei punti della situazione, non voglio neanche pensare cosa capiranno o non capiranno i bambini di queste manovre politiche, eccetera. Poi va detto che a fronte di una prima ora e di un prefinale pieno di spiegoni e di parole un po' pallose, ha delle sequenze coreografate benissimo e la sequenza dell'aeroporto d'azione fantastica. Nuovi personaggi, Pantera Nera funziona abbastanza bene, inserito senza traumi, Spider-Man, spettacolare, fantastico, gestito benissimo. Piaciuto molto anche il cattivo Zemo di Daniel Brühl, davvero non scontato, non banale, molto più profondo di quello che si creda, davvero interessante. Buona anche la gestione del conflitto e dei conflitti sempre più grandi fra Iron Man e Capitan America, il vero problema è che il film è di Capitan America nominalmente, quindi deve essere centrale lui. Per carità, bravo, però io tifo Iron Man e in questo caso più che mai. I supereroi devono essere sotto controllo, non devono fare quello che gli pare, forza Tony Stark.